Buonasera. La volta eh, scorsa, venerdì scorso, avevo preannunciato che l'argomento di questa puntata sarebbe stato appunto eh, sulle la, le larve. Abbiamo più volte parlato di queste entità, della loro esistenza e questa possibilità che hanno di insinuarsi nell'astrale delle persone, infestandole, specialmente durante le sedute spiritiche, le pratiche magiche anche subite, come i malefici e gli incantesimi. Insomma, dalla possibilità di un probabile attacco ogni qualvolta ci si mette in contatto o si viene in contatto con dimensioni sconosciute, specialmente quando non si mettono in atto accorgimenti e precauzioni per proteggersi. Chi si dedica a queste pratiche avrà senz'altro notato lo strano comportamento che alcuni spiriti evocati assumono durante eh, le sedute spiritiche. Nel caso eh, di sedute, specialmente tenute tra amici, e senza la presenza di un valido medium che sappia controllare e tenere a bada gli spiriti evocati. Infatti non è raro assistere a fenomeni strani, comportamenti volgari e molto umani discorsi e atteggiamenti sconci, concupiscenti o violenti, espressi anche a volte attraverso le espressioni dei volti o i corpi dei partecipanti, di queste persone cadute in trance. Queste manifestazioni sarebbero opera dei cosiddetti spiriti bassi o barunti o anche larve. Ma vediamo storicamente come le discipline occulte considerano tali realtà. E lo facciamo eh, leggendo un estratto di un brano tratto dalla filosofia occulta di un grande maestro, Cornelio Agrippa. <coughs> Quelle anime che non hanno espiato in questa vita i vizi contratti nel corpo, ne portano l'abito con sé agli inferi e sono costrette a lavarsene e a pagare il fio di quanto commesso. Queste anime scellerate, non potendo godere di alcuna buona sede, erano vestite del corpo aereo, assumono ogni forma e si chiamano larve o spauracchi, innocue ai buoni, nocive ai malvagi. Talvolta queste anime assumono non solo apparentemente figure corporee, ma per troppo affetto per la carne e per il sangue, si precipitano negli animali, ossessionandoli a guisa di demoni. Talora anche oltre le bestie si impossessano degli uomini. Talvolta pure, cosa rara però, le anime sono spinte ad entrare non solo nel corpo dei viventi, ma anche, sospinte da una forza infernale, nei cadaveri abbandonati, compiendo a mezzo di essi quasi fossero risuscitati orribili azioni. Questo quanto riferisce un mago, un magista, qual era Cornelio Agrippa. Ma sentiamo invece l'opinione di uno spiritista uno spiritista puro, quale eh, era Allan Kardec, se vi ricordate, il fondatore della dottrina spiritica. E sentiamo il Kardec come definisce le larve. Il Kardec fa rientrare le larve tra gli spiriti imperfetti, nella cosiddetta classe degli spiriti impuri. Dice che sono proclivi al male, che si pongono qualunque maschera per meglio ingannare. Ricordate l'episodio della puntata precedente dove c'era quella ragazza? che credeva di avere vedere lo spirito dello zio, invece erano delle larve. Quindi queste larve si attaccano ai caratteri deboli e tali da cedere alle loro suggestioni al fine di perderli. Nelle manifestazioni si riconoscono dal linguaggio, la trivialità e la rozzezza dell'espressione. Le loro comunicazioni ne rivelano la bassezza delle tendenze e se anche vogliono indurre in errore affettando maniere assennate, non reggono alla lunga senza lasciar cadere la maschera e mostrarsi quali sono in realtà. Durante la loro incarnazione, sono esseri dediti a tutti i vizi, cui sogliono ingenerare le passioni abiette e prave, come la sensualità, la crudeltà, l'astuzia, l'ipocrisia, la cupidigia, l'avarizia. Fanno il male per il piacere di farlo, il più delle volte senza motivo, e perché odiano il bene, scelgono quasi sempre a loro vittime le persone oneste. Sono veri flagelli per l'umanità, a qualunque grado sociale appartengono, e la vernice della civiltà non li salva dall'obbrobrio e dall'ignomia. Questo quanto riferisce il Kardec nella sua Dottrina degli spiriti. A quanto appunto sentito da tanti autorevoli personaggi, il problema dell'esistenza e dell'origine delle larve sarà ovvero appunto risolto in questi termini. Quindi, secondo il Kardec, ma anche secondo Agrippa, le larve sono le anime di persone malvagie morte che scendono tra di noi durante le sedute spiritiche per rivivere le loro passioni sulla Terra. Ma questa è una spiegazione, una delle spiegazioni, anche abbastanza datata. Ma anche le discipline esoteriche si sono evolute e eh, gli studiosi in questi ultimi anni, eh, seri studiosi delle, delle materie esoteriche, hanno dato altre interpretazioni. Questi spiriti non hanno nulla a che vedere con le larve, cioè le persone morte, cattive, come si suol dire, non sono le larve. In questo caso, molti sono però gli interrogativi che restano. Perché queste larve si manifestano nella forma da noi richiesta? Perché non nella loro forma che hanno avuto sulla terra? Perché tendono a rimanere nei corpi infestati per distruggerli? Perché, se vogliono, hanno la capacità di parlare di ogni cosa con il rispetto della verità assoluta? Perché poi a volte si manifestano in modo esemplare come se fossero spiriti puri? Ricordatevi che durante. Molte sedute spiritiche si presentano entità dicendo di essere grandi personaggi del passato, santi. Ma se fossero spiriti di persone defunte, malvagie, perché non si presentano invece nella loro vera realtà e identità precisa, con i loro problemi e con i loro vizi terrestri? Ma perché hanno questa necessità di manifestarsi, di eh, presentarsi? con queste maschere di grandi personaggi storici e da dove prendono la capacità di tanto trasformismo? Sono tante domande, enigmi che possiamo sciogliere solo con la saggezza dell'antica magia che ci fornisce le chiavi per entrare in questa verità che lo stesso Agrippa nascose per motivi che ben possiamo comprendere. Essere maghi era anche eh, considerato. Mh, Pericoloso esprimersi nei veri termini delle discipline esoteriche. Però proviamo a rileggere con gli occhi dell'iniziato dell questo brano di Agrippa. Le passioni che non abbandonano l'anima dopo la morte rispecchiano i costumi e le abitudini dell'uomo mentre era vivente e sono tanto più vive quanto più un gran numero di funzioni diverse della vita si sono spente per essa. Ma appunto perciò esse si offrono con maggiore intensità alla facoltà immaginativa, e essendo tanto più furenti quanto più è sopita o per tutto estinta in tali anime la scintilla intellettuale. E di esse si avvalgono i demoni per suscitare nell'anima visioni tanto più orribili quanto più ingannevoli. Ma allora, sono proprio spiriti di persone morte che noi andiamo ad evocare? Che si manifestano o sono delle immaginazioni astrali. Questi sono dei passaggi un po' difficili, quindi seguitemi attentamente. Ripeto: che cosa sono o chi sono le larve? Quindi, non sono spiriti di persone malvagie morte, abbiamo visto. Ma sono immaginazioni vitalizzanti provenienti da qualsiasi essere creato, sia l'uomo vivente, ma anche l'uomo spirito. Quindi l'uomo quando non è più nella dimensione terrena, sostenuti da quelli che in magia vengono definiti elementari, cioè le quattro forze che governano l'universo, cioè la forza della terra, la forza del fuoco, la forza dell'acqua e la forza dell'aria, e quindi poi vestite di un guscio astrale. Tale connubio, quindi tra le forze elementari e gli spiriti, quindi quelli che sono in qualche modo... Poi vedremo le immaginazioni, quindi le idee che noi produciamo in continuazione, sono poi rivestite di questa sostanza astrale che noi definiamo poi guscio. Quindi, tale connubio crea un essere autonomo, non immortale, che ha bisogno per sopravvivere di succhiare energia continuamente da altri esseri viventi. Da qui la definizione di vampiri astrali. Quindi le larve sono esseri reali, non nostre semplici fantasie, ed hanno una loro autonomia e identità, anche se trasformistica. Le larve hanno un proprio corpo astrale, detto guscio, e possono quindi rendersi visibili sotto qualsiasi forma, grazie alla loro capacità di mascherarsi. Le larve possono stazionare sopra e intorno alle creature viventi. Ovviamente parliamo non solo della creatura vivente uomo, ma piante e anche animali. Quindi, queste larve stazionano su tutto ciò che è vivente e, stazionando, si insinuano nell'astrale e per succhiare appunto le energie. E se non si interviene in tempo, tendono a distruggere, a prosciugare questa creatura. E secondo alcune tradizioni possono penetrare nei corpi dei defunti animandoli, come appunto diceva Agrippa. Abbiamo visto quindi per ricapitolare che le larve si formano dall'incontro tra le forme immaginative e gli spiriti elementari, che modernamente chiameremo forze elementari. Le forme immaginative sono proiezioni dell'energia pensiero di ogni essere vivente che attraversando il corpo eterico di questi si riveste della sostanza astrale di cui è composto, assumendo così una forma propria siderale per vagare nel cosmo come una bolla di sapone nell'aria. Proviamo a considerare l'universo come una stanza piena di bambini intenti a formare continuamente bolle di sapone. Entro breve tempo tutta la stanza si riempirebbe di bolle di sapone. Quindi se tutti gli esseri viventi, sia sotto forma fisica che astrale, emettono continuamente energie e pensiero, che si rivestono con un guscio astrale, possiamo immaginare quanto l'universo sia pieno di miliardi e miliardi di forme immaginative in continuo fluttuare. Quindi gli spiriti, forze elementari, penetrano nell'involucro astrale delle forme immaginative, si imbevono delle loro energie e danno origine a un essere autonomo. Questo essere autonomo per sopravvivere ha bisogno di continua energia e quindi vaga incessantemente alla ricerca di esseri da cui attingere tale energia. Esseri che ovviamente devono essere ben predisposti perché non è che si attaccano su tutti, ma abbiamo parlato nelle prime puntate, se ben ricordate, delle persone che fanno uso di stupefacenti oppure si dedicano in maniera smodata all'alcol e conducono una vita eh, completamente squilibrata e quindi sono preda di questi vampiri astrali. Ed ecco perché durante una seduta spiritica o altre forme di contatto con altre dimensioni può succedere che le larve si insinuino nel campo energetico creato dai partecipanti, proprio perché sono attratte dalle energie. Ma tale attrazione si crea anche in tutte quelle persone che esaltano i propri stati emotivi o passionali o anche stati mistici, oppure persone che vivono... Una continua tensione emotiva, quindi attenzione anche allo stress. Tutti questi stati passionali, emozionali, emotivi alterano l'equilibrio delle persone, favorendo l'ingresso delle larve che una volta penetrate nell'astrale tendono a scomporlo per attingere energie. E siccome esiste una stretta correlazione tra astrale e fisico, può accadere che il danno si trasporti appunto dall'astrale al fisico. Le larve non possono attecchire su essere in perfetto equilibrio, anzi chi è in uno stato di grande equilibrio può arrivare a dominare queste entità e anche a distruggerle. È il caso quindi dei grandi iniziati, che dedicano la loro vita alla ricostruzione costante degli equilibri anche degli equilibri altrui. Veri iniziati che possono attraverso il dominio di forze, anche quelle basse, quelle larvali, sconfiggerle o asservirle ai loro voleri. Vi ricordo che le persone malvagie che vogliono il male degli altri si servono proprio delle forze larvali per provocare i loro danni attraverso malefici o incantesimi che alterano appunto l'equilibrio delle persone che indebolite divengono preda di queste forze oscure e maligne. Spero di essere stata chiara perché l'argomento non è facile, comunque per qualsiasi eh, chiarimento o delucidazione potete sempre telefonarmi o scrivere. Nella prossima puntata continueremo questo nostro viaggio tra le larve, queste entità così misteriose e anche pericolose. Ci vediamo venerdì prossimo alle 21.30, sempre su Televita. Buonasera.